Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qui, siamo ancora di recensione, abbiamo iniziato questa bella collaborazione con AgriEuro. AgriEuro è un sito online dove potete trovare, diciamo che è il numero uno in Italia per quanto riguarda le macchine agricole e tutto ciò che riguarda il giardinaggio. Quindi se cercate un rasaerba, un decespugliatore, sicuramente lì trovate pane per i vostri denti, perché ce ne sono veramente tanti. Ecco, dicevo, abbiamo iniziato a collaborare insieme, hanno iniziato a spedirci un primo prodotto che vi lascio anche tra l'altro il link in descrizione. Era un decespugliatore con le ruote e ci siamo trovati bene, sia io nel ricevere il prodotto che loro nel ricevere la mia recensione. Quindi grazie a Gianluca, che è il mio referente appunto di AgriEuro, ci siamo parlati al telefono e ci siamo detti facciamone un'altra, e mi dice: che cosa ti mando, cos'è che vuoi recensire? E dico: guarda, visto che sono scettico verso tutto ciò che viene chiamato multifunzione, mandami un prodotto che fa più cose su una macchina. Quindi è capitato a fagiolo questo decespugliatore multifunzione della Blackstone, questa è la marca, precisamente è un BCD 330L, questo è proprio il codice del prodotto, che sta per arrivare con SDA, è in viaggio in questo momento. È un multifunzione, cosa vuol dire? Che fa più cose, nasce come decespugliatore ma si spinge oltre, può fare anche da tagliasiepi e, udite udite, anche da potatore, perché ha una vera e propria motosega. Ecco, due parole su AgriEuro. AgriEuro si è specializzata soprattutto, lo potete notare guardando il loro sito, su quello che è proprio la presentazione del prodotto. Cioè voi entrate in un prodotto e trovate foto che ve lo rappresentano da tutte le angolazioni, ma soprattutto nei particolari, è descritto in ogni minimo particolare. Lì c'è stata proprio veramente una cura maniacale in chi ha curato il sito. È difficile che vi rimane ancora una domanda alla fine della lettura della descrizione, vi è praticamente tutto. Quello è il suo primo punto di forza. Il secondo punto di forza, come diceva appunto Gianluca, vuole essere proprio l'assistenza al cliente, cioè il post vendita, e io penso che siano due pilastri importanti. Il terzo ci aggiungo io, il buon prodotto, perché parte tutto da lì. E quindi andiamo subito a testare, a vedere questo Blackstone come si comporta qui nella campagna del Lago Maggiore. Andiamo a vedere se riuscirà effettivamente a fare tre cose con un solo prodotto. Andiamo a vedere se è arrivato SDA. Eccola qua, la consegna venuta con SDA, puntualissima, perciò AgriEuro anche su questo si è dimostrato affidabile. I pacchi sono completamente integri, come potete vedere. Adesso cerchiamo di aprirli e cominciare ad assemblare il tutto. Eccoli qui, li ho appena aperti i pacchi, volevo farvi vedere come sono stati imballati. Sono arrivati perfettamente integri. So che tante volte è superfluo dirlo, perché la maggior parte di noi ormai è abituata ad acquistare in internet, però ci sono ancora coloro che diffidano, soprattutto perché hanno paura che il prodotto arrivi danneggiato. Allora posso assicurare che ci vuole tantissimo tempo tante volte ad aprire i pacchi, proprio perché le aziende ormai si sono attrezzate con queste scatole. Guardate, hanno tutte queste linguette doppie che entrano da una parte e dall'altra per evitare che si aprano. All'interno vi è sempre un imballaggio dove ci sono delle parti sensibili, tutto viene comunque perfettamente imballato. Allora, qui c'è la parte, il cuore del nostro strumento, la macchina, dove noi andremo a montare. Da prima noi monteremo il decespugliatore, poi proveremo il tagliasiepi e in ultimo il potatore con la sua piccola motosega. Quello in ultimo è un bastone estendibile, quindi dovrebbe essere una prolunga per poter accedere ai tagli più alti. Adesso... Eccoci qui, allora, abbiamo già aperto e sistemato il tutto. Adesso vi faccio vedere il contenuto dei pacchi che avete visto arrivare con SDA. Allora, innanzitutto c'è la parte tagliabordi, che andremo per prima a provare. Subito l'impatto vi dico che ho avuto con la macchina è un buon impatto. L'impatto è di una macchina costruita bene, stiamo parlando sempre di una macchina a livello hobbistico, non è una macchina per uso professionale, però per essere a livello hobbistico, faccio un esempio, questa plastica è una plastica dura, è una bella plastica. Ci sono delle, io ho usato dei decespugliatori a livello hobbistico con delle plastiche veramente la metà di queste, quindi la struttura mi sembra fatta bene. Altra cosa che ho visto fatta bene
Ecco, qui c'è la parte del tagliasiepi, questo meccanismo per inclinare il nostro tagliasiepi, che è fatto in un modo, secondo me, molto ben fatto, perché ha questi denti, vedete, che si incastra e noi possiamo andare un angolo di taglio fino a 90 gradi. Questo mi sembra, anche questo qui, una cosa ben fatta. Allora, qui abbiamo il tagliasiepi, anzi forse partiamo già subito con questo, dopo faremo il tagliabordi e per ultimo terremo il troncarami. Il troncarami, che è dotato del suo serbatoio, che io ho già riempito con l'olio. È importantissimo l'olio, non ci si può dimenticare di questo, perché ne va della vita del nostro potatore, perciò ricordate l'olio. Ecco, all'interno invece della nostra macchina, che prendiamo adesso qua, allora, qui dentro c'è, nel serbatoio ci sta poco più di mezzo litro di benzina, io l'ho già riempito, è una benzina, una miscela fatta col 3% di olio, un olio per motore a due tempi sintetico. Questo, anche questo, è molto importante. Che dire, adesso io vado a metterla alla prova. Cominciamo subito con il tagliasiepi. Allora vi faccio vedere un attimino come si inserisce il tutto. Allora, bene, allora inseriamo il nostro tagliasiepi. Vedete, questo buco deve essere in corrispondenza di questo che va avanti e indietro. Lo dobbiamo mettere proprio lì, lo mettiamo sopra, apriamo, lo facciamo scendere e finché troviamo il buco. Eccolo qui. Bisogna farlo in modo molto tranquillo, senza forzare. Lo sentite proprio che entra, quindi deve entrare perfettamente in questo incastro. Una volta che è dentro, vedete che io posso alzarlo già con una mano, perciò già lui tiene. A questo punto bisogna stringere, serrare molto bene questa comoda vite, questa farfalla di plastica. Eccola qua. Ecco, mi sono dimenticato di dirvi che in dotazione c'è questa imbragatura che serve per alleggerire tantissimo il peso, quindi è comoda questo attacco a 5 punte, vedete che si incastra così, un po' come quello che si mette sui marsupi, quando avevo mio figlio col marsupio, che si usavano queste cose a 5 punte, poi si tirano così. Ve lo fate su misura, sentite quando è giusto, e poi qui da parte c'è anche questa patella che serve per non scottarsi quando il motore è molto caldo. Questo lo inseriamo in questo modo, eccolo qua, e siamo pronti per tagliare. Ricordiamoci sempre che se facciamo questi lavori dobbiamo comunque essere protetti. Io mi trovo comodo, mi metto sempre appunto una camicia a maniche lunghe, perché comunque possono saltare dei piccoli, soprattutto col tagliabordi, dei piccoli pezzi di rami o comunque dei piccoli sassolini. Scarpe anti-infortunistiche e soprattutto quando andiamo a tagliare col tagliabordi, la maschera. In questo caso col tagliasiepi è difficilissimo che qualcosa ci salti in faccia, io evito, però ognuno faccia a secondo di come è abituato e a secondo anche del buon senso, perciò gli strumenti, la protezione va sempre comunque utilizzata. Adesso vediamo soprattutto quando è giusto utilizzare uno strumento del genere, perché qualcuno potrebbe dire: beh, io ho la mia tagliasiepi, perché mai dovrei utilizzare uno strumento del genere, che devo anche caricarmi di peso e tutto quanto. E ve la faccio vedere qui, questa è la situazione tipo. Qui siamo di fronte a un arbusto che ormai ha delle dimensioni abbastanza generose, guardate la mia altezza, guardate questi rami. Ma il problema è la parte sopra, cioè io qui posso tagliare con la mia tagliasiepi, ma la parte sopra o prendo una scala, con tutti i rischi che ci sono quando si prende una scala, e poi devo continuare a spostarla. Con il nostro strumento possiamo tranquillamente andare a tagliare la parte superiore senza nessuna fatica. Adesso andiamo a metterlo in moto, vediamo. Bene, allora a questo punto si mette l'interruttore sull'1, si schiacciano i due tasti qui insieme. Prima bisogna andare qui sotto dove c'è la pompetta a pigiare 10 volte, c'è scritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e poi in modo energico un bel tiro. Eccolo qua, partito subito. Allora,
cominciamo a vedere se funziona. Allora, adesso vi faccio vedere come si può inclinare. Si schiacciano questi due tasti insieme, sopra e sotto, e si fa così e si inclina. Vedete, è molto semplice. Adesso gli diamo questa inclinazione. Facciamo il sopra. Bene, allora, al di là del caldo che fa, perché oggi ci sono più di 35 gradi, non era proprio la giornata ideale per girare questo video. Allora, cosa posso dirvi subito del taglialame? Allora, non è potentissimo, quindi va bene per arbusti che hanno più o meno questa dimensione. Più grossi secondo me farebbe fatica. Li ha tagliati tranquillamente. La cosa che mi è piaciuta molto è che io posso appunto arrivare sopra. Adesso l'ho fatto per questione di tempo, ho cercato anche di velocizzare. È logico che adesso dovrò ripassare il tutto, ma non devo prendere appunto la scala e non devo soprattutto correre rischi. Quindi assolutamente comodo anche questo sistema per poter spostare in un attimo dalla condizione così perpendicolare a quella a 90 gradi. Guardate anche così come si potrebbe tagliare. Se io devo fare anche una siepe di quelle che devo andare su e fare dritte, per dire la siepe di casa, quando io devo potare una fottigna, ecco, di certo difficile, eccolo qua, così è proprio a 90 gradi, guardate come riesco a regolare bene una siepe. Difficile, si potrebbe fare un bosso, si potrebbe fare una fottigna, difficile farla con un lauro, anche perché i rami sono molto grandi. Comunque, per questi tipi di arbusti sicuramente il pollice è in su. Bene, allora, di già che c'ero, oltre a questo grande cespuglio che comunque in pochissimo tempo sono riuscito a potare, a ridargli una forma visto che era improponibile prima dell'intervento, già che c'ero sono passato anche la grevillea. Questo, anche se non era mia intenzione farla, visto che è di dimensioni più contenute, pensavo di utilizzare quella elettrica che ho di tagliasiepi, invece mi sono veramente anche divertito a farlo con questo nuovo strumento, anche perché ci ho messo molto meno tempo e soprattutto non ho dovuto attaccare la prolunga per la corrente e tutto. Quindi penso che sicuramente per il tagliasiepi è un super pollice all'insù. Eccoci qui, adesso mettiamo alla prova il decespugliatore. In questo caso sarà una funzione più tagliabordi, perché andremo a fare il bordo del giardino. La testina è un batti e vai, vuol dire che quando il filo finisce basta pressare e, grazie a questa molla che c'è proprio sul naso, sulla punta della nostra testina, il filo fuoriesce. Questo bene o male c'è in tutti i decespugliatori. Adesso andiamo ad avviarlo e facciamo quel pezzettino lì di giardino.
Facciamo uscire il filo. Allora, che dire, mi fermo qui anche perché lo strumento va veramente molto bene, soprattutto è molto leggero, lo si riesce a tenere con questa tracolla, con questa pettorina che ho, sicuramente, guardate, sta su da solo, quindi molto maneggevole, taglia bene. Ecco, il filo è un filo in questo caso molto sottile, non è un filo perciò che tende a consumarsi, però con il nostro batti e vai non abbiamo nessun problema. Bene, adesso lo andremo a mettere alla prova come potatore. Vi dico subito che non andrò a tagliare un grande ramo e vi darò più che altro delle indicazioni su come e quanto può tagliare questo potatore. Io mi limiterò, come vedete, in questa situazione sono qui sotto una grande quercia che ha questi rami un po' da tutte le parti, ci sono questi rami da ripulire. Lo userò perciò così com'è, senza il bastone che si può mettere, che lo allunga di un metro. Quando invece, se volete tagliare dei rami più grossi, come potrebbero essere quelli che ci sono più in alto, l'azienda mi ha dato queste indicazioni. Qui viene montata una lama da 25, quindi si può tagliare fino a un ramo di diametro 20, quindi un grosso ramo, ma attenzione, è sempre consigliabile fare quella che viene chiamato l'invito, qui la chiamano la zeppa, insomma quel triangolo che si fa al di sotto del ramo per far sì che quando noi sopra lo tagliamo lui possa ripiegare su se stesso. Quindi attenzione a fare sempre questo intaglio. Oggi io non lo farò, anche perché non è il mio mestiere, io voglio solo mettere alla prova la macchina e farvi vedere come si può ripulire una pianta, come in questo caso che ha buttato dei rami troppo bassi. Andiamo a tagliarli. Bene, allora, come avete visto, per tagliare dei rami piccoli va più che bene. Mi riservo di giudicarlo su rami più grossi, ma a questo punto vi chiedo a voi, se lo fate, se acquistate questo mezzo, di darcene prova, cioè diteci come va anche sui rami più grossi. L'azienda mi ha garantito che fino a rami di 20 cm può tagliare bene, ricordate, con l'accorgimento della zeppa. Ecco, per ultimo vi faccio vedere con la prolunga, che è di 80 cm, non di un metro come avevo detto precedentemente, inserita, vedete, noi riusciamo a raggiungere un'altezza, ve lo metto così per vederlo tutto. Allora abbiamo 4 metri con l'operatore senza la prolunga, e con la prolunga perciò arriviamo a 4,80 m. Sicuramente quando dobbiamo tagliare dei rami in alto questa prolunga serve. Perde un pochino di stabilità nel momento in cui è molto lunga, quindi io personalmente consiglio di tagliare solo dei rami veramente piccoli, perché non abbiamo la padronanza del mezzo come la si ha senza la prolunga. Una cosa positiva che mi sono dimenticato di dire è quella che vedete nelle mie mani, cioè il fatto che può essere ridotto a poco più di un metro, e questo per chi ha una city car come è sottoscritto, io ho una mini, è un vantaggio enorme, perché noi possiamo metterlo comodamente nel baule della macchina, cosa che con il decespugliatore normale non potremmo fare, se non abbattendo i sedili, se si abbattono, non in tutte. Quindi questo è sicuramente il punto numero uno a favore dal mio punto di vista per questo Blackstone. Bene, allora siamo arrivati alla fine di questa lunga recensione. Che dire del Blackstone decespugliatore multifunzione? Allora, sicuramente posso dire che è un attrezzo a livello hobbistico veramente bello. Sto dicendo a livello hobbistico perché io personalmente, se dovessi farlo di mestiere, come tutti si doterebbero di una motosega, di un tagliasiepi e di un bel decespugliatore. Ma dovendolo fare a livello hobbistico, come la maggior parte, la stragrande maggior parte di coloro che stanno guardando questo video dovrebbero essere, perciò persone come me che hanno un giardino
un giardino che negli anni cresce, perché attenzione, l'evoluzione del giardino è fantastica, si passa dal cominciare a comprare piante a doverle spostare perché magari abbiamo sbagliato la posizione, e poi dopo i 20 anni, io ormai il mio giardino è 24 anni che ce li ho, le piante ogni anno più che altro bisogna andare a mantenerle nella potatura, nella forma, e quindi questo strumento fa sì che torna utile, perché c'è la volta che al di là del decespugliatore abbiamo bisogno di dare la forma, come avete visto, a un grande arbusto o un cespuglio, e non sono più misure dove noi ci possiamo arrivare così facilmente, ma abbiamo bisogno magari della scala. Ecco, questo sicuramente è il punto più importante e sicuramente per me più positivo di questo decespugliatore multifunzione, cioè la possibilità di dare una bella forma alle siepi con questo taglia siepi, addirittura che si può dare l'angolazione a 90, stando comodamente con i piedi per terra e non sulla scala. Io non amo andare sulle scale, quindi l'ho trovato molto molto bella questa cosa qua. Lo dico ancora, a livello bistico secondo me è fantastico, non lo consiglio per chi lo deve acquistare ad uso professionale. Lì dotatevi di tre strumenti, anche perché togliere il tagliasiepi, inserire il potatore, sono delle operazioni che si fanno abbastanza velocemente, ma non troppo. Ecco, questo secondo me, devo dire, devo essere sincero, l'aggancio qui non è così intuitivo, bisogna girarci intorno un pochino, ci vuole un po' di pratica, perché questo sistema di aggancio funziona bene soprattutto per il potatore e per il decespugliatore. Per il taglialama per il tagliasiepi ho fatto un po' di fatica a inserirlo, cioè devi stare un po' attento, quindi non sono operazioni che così si fanno. Detto questo, è sicuramente un ottimo strumento da mettersi in casa se avete un giardino abbastanza variegato come il mio, così almeno ogni volta che avete da fare qualche ritocco non dovete andare a comprare un altro strumento, ma avete già tutto in casa. Io spero di esservi stato utile con questa recensione, vi consiglio di andare a guardare nel sito di AgriEuro tutti gli altri prodotti che ci sono oltre a questo, se avete bisogno chiamate in azienda, sono molto disponibili, vi possono dare le informazioni che io sicuramente non vi ho dato, perché il mio è stato un video di introduzione, un'infarinatura, una recensione, nulla di più. Mettete un bel pollice all'insù, spolliciate, e come sempre alla prossima, ciao!